video. Oggi volevo parlarvi un po' degli stereotipi che i canadesi hanno degli italiani, perché ho fatto un video riguardo gli stereotipi dei canadesi e ho detto se sono veri o non sono veri. Invece in questo video voglio parlarvi di quei stereotipi che io mi sono sentita dire quando dicevo che vengo dall'Italia. Giustamente, primissimo stereotipo che la gente ti cioè credo che ormai in qualunque posto tu vada e dici sono vengo dall'Italia, la prima cosa che ti dicono è principalmente: ma è vero che mangiate sempre così tanta pasta? E io ho detto sì, la mangiamo sempre, ogni giorno, e non capisco dove stia il problema. Voi mangiate sciroppo d'acero e bacon ogni giorno e nessuno mi dice niente. Poi cercano sempre di imitarti, ovvero... Mi ricordo quando al lavoro avevo detto sì, vengo dall'Italia, la gente ha iniziato a fare mamma mia, pizza pomodoro. Ero tipo, ma chi parla così? And let me handle this. Scusi, babbida boopi? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babbida boopi? Babbida boopida babbida babbida. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Boopida papa. Però il mamma mia, ho detto, mamma mia non funziona, cioè nessuno dice mamma mia. Che cazzo dice mamma mia? Ma dai. L'altra cosa è quando ho detto che vivo a Venezia e cercavo di spiegare un po' com'è Venezia, ovvero che non abbiamo le macchine, che di solito cammini o prendi il battello, la gente non capiva. Cioè loro erano tipo, non avete la macchina, ma come vi muovete? Ma cammini o prendi il battello? Avete i battelli? Wow, che figata! Ero tipo, ok. Insomma, non hanno molto capito, perché cercavo di capire, sì, arrivi con la macchina e l'autobus fino a un certo punto, però dopo nella città propria non puoi, perché ci sono tanti ponti. Ho detto, e la bici? Ti ho appena detto che ci sono tanti ponti, non puoi muoverti con la macchina, figurati se ti puoi muovere con la bici. Quindi loro pensano che comunque Venezia sia tipo un'isola deserta dove non arriva nessuno e ci sono solo gli abitanti e tu non esci da lì. Bella la geografia che insegna la scuola qui. Un'altra cosa è, mi è capitato durante l'inverno al lavoro. Siccome comunque quando io parlo francese si vede che non sono québécois, perché il loro accento è veramente diverso, come ho già detto, allora tutta la gente dice, ah, oh, sei francese, sei belga, cioè mai che nessuno pensi che sono un'altra nazionalità, no, o francese o belga, perché un altro stereotipo è il fatto che se tu vieni da un paese dove non parla francese, dove non si parla francese, allora sei Superman perché parli francese, dicono, oh, wow, parli francese, ma perché? Perché sono venuta a studiare qui, se non sapessi il francese che cacchio ci farei qui? O sai, c'è una cosa chiamata gente che studia traduzione o gente che studia lingue, che ama studiare le lingue degli altri paesi? Quindi sì, hanno un po' questa tendenza di pensare che siccome sei italiano allora tu sai parlare solo italiano. Addirittura alcuni mi hanno detto, ah, ma anche in Italia si parla francese? No, si parla solo italiano. Ma perché parli francese allora? Quindi mi sono persa su questo punto, perché volevo dire un'altra cosa, ma mi sono persa per il fatto della lingua che mi è venuto in mente. Sì, volevo dire che durante l'inverno, siccome la gente mi chiedeva, ma da dove vieni? Cioè, dall'Italia. E mi dicevano, oh, quindi non hai mai visto la neve? Ti piace la neve? Vuoi vedere la neve? Com'è la neve? E tipo, ho già visto la neve. Ok, in Italia fa caldo, non abbiamo tanta neve, a Venezia sarà caduta la neve due volte, ma... ho visto la neve, cioè non è una cosa formidabile che avete solo in Canada, eh? Cioè la neve è un po' ovunque, ok? Ok, non siete speciali. Poi riguardo la temperatura, siccome dico sempre che in Italia fa caldo comunque tutto l'anno, che dico che durante l'inverno cioè il massimo che abbiamo sono 10 gradi e la gente parte a ridere, oh, pezzenti, 10 gradi, cioè questo è bikini weather per noi, faccio sì, lo so, perché sono 2 anni che abito in Canada, so benissimo cosa significa l'inverno canadese e l'inverno italiano. Allora loro hanno la sensazione che noi tutto l'anno siamo in spiaggia, perché siccome per loro 10 gradi e fa già caldo, allora noi siamo sempre in spiaggia. Quindi hanno questa immaginazione di noi italiani che siamo sempre spiaggiati tutto l'anno a bere il cocktail, a mangiare la pizza e fare mamma mia. Esattamente. Una cosa è, che mi sono fatta dire è stato, ma non sei troppo bianca per essere italiana? Why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. The familiar faces, worn out places, worn out faces. Scusami se sono pallida.
io il colore del muro. Mi dispiace tanto se non sono nei tuoi standard come te, perché loro pensano che, loro, che in Italia sono tutti abbronzati tutto l'anno, sono tutti belli. Io non mi abbronzo, va bene? Il sole non mi ama, non mi abbronzo, non mi piace nemmeno l'abbronzatura. Io sono molto fiera di essere pallida come un elfo e essere dello stesso colore del mio muro, quindi non facciamo queste domande. Non c'entri molto con le persone in Italia, che è vero che lì le persone sono sempre abbronzate. Mio Dio, com'è che ho fatto vivere in Italia con questo pallore? Non mi hanno tipo escluso dal paese. Però sì, questa è stata veramente la cosa più strana che mi sono fatta chiedere. Decisamente. Quindi ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!